Bentornati sul canale dell'Armageddon Team. Siamo qui con Alessandro Succeri, che ha fatto Top 8 alla Nazionale Italiana 2020, distruggendo Zerbo in top 16. Esatto. E che mazza hai giocato? Ho giocato Branded Despia 45 carte. Ma ci sono stati eventi particolari o situazioni strane mentre giocavi? Cosa intendi? Tu hai saputo dell'inseguimento? Così a caso? No. Comunque okay. Sarei scappato. Ma tu mischiavi il mazzo dell'avversario? Certo. Ah, ok. Non è più buono. Non è più buono. Esatto. Vabbè, ma stiamo scherzando, ovviamente. E vabbè, il torneo è andato bene, hai perso in top 8. Ho perso in top 8 da Marco Parenti, che adesso è il finale. Il finale. Con Diego. E vedremo come andrà. Non gufiamo. Non gufiamo. E partiamo, dai. Va bene, parto dagli starter. 48? 45. 45. Vabbè, ovviamente, tre fusioni. Aluber. Lui è uno starter, lo gioca a tre, sì. È uno starter nel senso che ti attiva Red, ti setappa il Graveyard, vabbè. No, qua bisogna fare i complimenti a Tucce perché sono mesi che diceva io gioco per forza tre Albi, come cazzo si chiama? Albion. E gli altri con le Prosperity. Perché è meglio di Prosperity? Perché ti attiva Red, gioco tre Red, Red ti fa doggiare Taylor, Perma, Murner. Okay. Chi fa top 8 ha ragione, quindi muti in silenzio di fronte alle argomentazioni di Tucceri. Poi tre opening, ok. Che sono tutti teleport, gioco solo due. Ma dov'è il Lost? Non c'è. Brava, non gioca neanche. Vabbè, solo due, non tre, perché preferisco giocare. Tre il livello, per favore. Tre di questo? Sì. Ovviamente più forte per tutti sì. Lui. Nulla da spiegare. Che giocatore la terza faccia non la gioca perché sennò la desidererebbe. E vabbè, quindi tre imp. Sì. Tre tragedy. Non sì. Gioco all'Ur, però questo serve perché ovviamente scartato di opening, uso di poli è comunque uno start. Beh, è una scelta coraggiosa però. Ah, e soprattutto è forte perché gioco tre di queste. Ti aspettavi molti mirror? Mi aspettavo molti mirror, ma è molto forte anche contro Soul e contro i mazzi punk, Pantherion perché gli fondi hot red e non possono fare combo. Ma vuoi farlo con tutte e due i mostri d'avversario? Scordato questa posso usare no tendenzialmente usi un tuo mostro e non può rispondere a niente Scanion o qualcos'altro vabbè poi mirror poi scartavi tragedy e partiva mi sa no. C'è il covid vai tu ce l'ho qua ci stanno delle lotte delle battaglie droplet, sui diritti civili niente vabbè forte contro il secondo primo canale secondo è penso la carta più versatile più forte di qualsiasi HT perché tra da la borda sì. HT di base non lo fa dai adesso sappiamo vabbè cross, sì è forte the target vabbè, per ovviamente forza. Fusione deve risolvere sì. Collet fusione deve risolvere ok vai mono duster sì. Non l'ho giocato per tanto tempo ma purtroppo tanti matchup adesso giocano minimamente speri sempre di pescarlo l'ho giocato spera sempre di pescarlo niente alla fine serve sì. È forte sì. Al suo questo che è una poli cercabile di engine sì. Ti fa usare libitum due volte che è una delle cose più importanti sì. Del mazzo quando non parti di poli o quando non parti di hit poi l'altra scelta un po' particolare tre red perché gioco tre Albion e è una magia a fusione e il mazzo è gioca sì, con istituzione sì. Di extra e quindi devi massimizzare il modo di poter giocare tutto qua poi già, questa qua che vabbè la giocavo di main perché il mirror averla di main non averla ti cambia completamente la partita è G1 importantissimo specialmente con la regola del tempo e il masquerade che viene evocato ai botti due albas non tre perché gioco tre Albion e quindi ho sì scuola pazzo ho tanto accesso a albas anche con red non... tanto accesso no? Sì. Tanto accesso, sì, scusa, sì. Ma ci sono stato io stamattina. Libitum ovviamente, sì. Snow e poi gioco con Mercurial, sì. Anche se non gioco Lost, perché ci sono un sacco di combo in cui lo puoi addare e non serve Lost ed è super rilevante averlo in Mirror Match sì. Per negare il suo Albion. È una delle poche cose che non gli fa attivare Albion quando vai secondo. Sì. Poi sei deck. No, fede. 3 collector, 3 droll, giocavo 3 nib, sì. Però alla fine ho deciso di mettere 3 droll perché secondo me questo torneo Nibiru sarebbe stato più rispettato con side. Sì. E niente, forte contro Flander, contro sì. I matchup combo e tutto qua. Sì. Questo parla da sé, fortissimo contro Soul.
i tre twin contro e i mazzi settosi, carta che sì. ti dà una mano contro barrier sì. e tutte sì. le altre porcate. Sì. Ah, non giocavi barrier di side tu? Giocavo barrier sì, di side, avevo altri 5 slot e volevo sì, dare 6 trappole non potevo. E con questo piccolo escamotage gioco 3 barrier e 3 virus. È un piccolo sei una volpe. Ma certo che è una volpe, guarda che sguardo da psycho. No dai, sembra un bravissimo ragazzo. Sembra. Niente, lui, questa carta qui è insane, ha overperformato in tutto il mio torneo. È fortissima contro Mirror, contro Flander, contro Mazzi Rogue, Settosi, contro Sky. E niente. Extra deck. Sì, sì, vai. Quella più importante, anche se non sembra, Albi, un 3x. Ne faresti 7 a partita. Se non si fa Ash su Albi. Babuska stun. Due mask, standard. Vabbè, scusa, tu due chimere. Sì. Sono le solite fusioni. Non so se stava a scherzare, stava a giocare, no? Standard. Ma che è sta zinnona? Vabbè, gioco Mercurio e comunque serve un target per evocare Albat. Una finale che noi non stiamo vedendo. Wire Staple contro Sworsol, vince da solo con Voli. Poi, meno standard, Venom, perché gioco super quali ed è fortissimo contro tanti matchup ed è molto forte da evocare solo con Banishment contendo sulle sinistri. Ce la faremo! Un Lubellion, non ne sto giocando due in testing, non mi è mai servito un secondo e alla fine ho deciso di cuttarlo per giocare la carta più forte del mezzo. Ok, ed è Cross Canyon. Che giocatore! Che schifo! Che cazzo è sta merda? Niente, è forte perché. Sembra una metastasi. La giocavo Rufino. È forte perché. Sì. È forte perché tutti credono che evocare Qwertys in Mirror adesso sia forte. Perché nessuno gioca Cross Canyon e Poli. Tu puoi fondere il suo Qwertys e Jade, evocare il tuo Cross Canyon. Sì. Loro faranno Aluber e porteranno Albatz. Tu di Cross Canyon porti Jade e quando ti fanno Albatz glielo rimuovi. Ok. Quindi, ma Qwertys sarebbe anche il venditore su TCG Market esatto. Non c'è la che faccia pubblicità. Allora scusa Tucce per la profile. Preparati le carte. No problem. No, perché siamo molto stanchi. Sei soddisfatto insomma? Avrei preferito andare più avanti, però. Accontenta di che dire quello che dobbiamo dire, due pippo al sugo. Fai video alle persone. Esatto, che non ci abbiamo una vita, o meglio lui ce l'ha. Ringrazio tutti quelli che hanno viaggiato con me, Bare Zerbo, Matti, Server la montagna. All'improvviso un Forner con la Giant Card. Di Marmageddon ovviamente. Extreme Cards e War Cards. Ciccio 17 che diceva che la mia lista non era la best, ma la mia lista era la best. E l'hai shoutato? Niente, gli sponsor ovviamente, Extreme e War Cards. Ciapa. Grazie, grazie ancora a Tucci. Ci vediamo all'euro, dai. Ci vediamo all'euro, grazie, arrivederci. Ciao.